al microfono. Sa. Perfettamente. Allora, vi invito a concentrarci perché cominciamo questo evento. Scusateci per il ritardo, abbiamo ritardato un pochettino, però cercheremo di farci perdonare. Allora, siamo qui per onorare la memoria di Angelo Massallo, un cittadino italiano eccezionale, un uomo semplice, ma semplice soltanto per, diciamo così, perché è figlio della terra, della terra nel senso più largo del termine, della terra e del mare, un uomo che ha vissuto, ha fatto il pescatore come vita lavorativa per guadagnarsi da vivere e poi a un certo punto della sua vita appunto ha deciso di entrare in politica, ma non nella politica, diciamo così, intellettuale, teorica, perché quella l'ha sempre coltivata, la passione del bene pubblico, la passione della vita civile, culturale e la coltivata da sempre, da ragazzo. A un certo punto però ha deciso di entrare nell'attività politica, quella concreta, di quando le persone si cimentano con i problemi quotidiani della propria terra, del proprio territorio, che è la cosa più difficile, perché è molto più facile fare la politica al di fuori del proprio territorio, al di fuori del proprio villaggio, perché è più lontano, ci viene più distanti dai problemi, quelli difficili, concreti. Invece oggi abbiamo fatto questa sfida, una sfida eccezionale, che noi oggi andiamo a ripercorrere. Percorreremo questo cammino insieme, attraverso, diciamo così, utilizziamo lo strumento del libro e attraverso questo racconto conosceremo meglio oggi tutti quanti. Quindi, per cominciare, invito Giulia a leggere il primo brano. Chissà cosa mi ha spinto 20 giorni dopo a tornare su questa strada troppo stretta e in salita. La fame di verità, o piuttosto una rabbia feroce, insopprimibile, il rifiuto della realtà. Per questo adesso prendo a calci il muretto vicino al quale l'hanno ammazzato. Sono come imprigionato dentro la gabbia dei ricordi, provo a ribellarmi, ma inutilmente. È una sensazione che non riesco a definire. Pensare ad Angelo mi aiuta, tuttavia, a sopravvivere al dolore. In quest'angolo di mondo, un angolo morto, è finita la vita di mio fratello Angelo Vassallo. Ed è cominciata una solitudine che non mi lascia mai, e sgretola il lavoro e le relazioni, allontanandomi anche da mia moglie e dai nostri quattro figli. È qui che hanno origine gli scatti d'ira che non posso controllare, oltre all'angoscia di Angelina, Giuseppina e Antonio. Non ha nemmeno un nome questa breve ma infinita via crucis. Non ne merita uno. Talvolta credo che non abbia più senso sopportare un'esistenza priva di Angelo, ma qualcuno dovrà pur pagare per l'omicidio di un uomo così. Non posso fare altro che questo, affrontare il percorso di una sofferenza senza risposte, solo domande e tracce indistinte. È la mia condanna, il malessere dell'anima. Venerdì 24 settembre, più o meno alla stessa ora in cui domenica 5 gli spararono, rivivo la scena come me l'hanno maldestramente descritta e come me la sono immaginata. Respiro il buio, lo taglio con i fari abbaglianti dell'auto, abbasso il finestrino e sento il profumo del mirto selvatico e quello del mare che lento si allontana. Scorgo a malapena le macchie delle ginestre, le ombre eleganti e basse degli ulivi. Ma come? La bottiglia d'acqua gettata a terra da non so chi e il bicchiere di plastica che avevo notato quando ero giunto sul posto alle 7 del mattino non li hanno ancora raccolti? Sono come Angelo, ma io ho paura. Le 9:15 di sera. Ha ancora pochi minuti di vita. Sta rientrando dopo una giornata trascorsa a Cucaro Vetere, dove è stato ospite di un politico, Antonio Valiante, insieme ad altri sindaci. Avrà mangiato l'acqua sale che gli piaceva tanto. L'ha accompagnato Luca Marinelli, un ormeggiatore, uno di famiglia. Verso le 19 Angelo ha fatto un passaggio sul porto,
ha dato un'occhiata al suo mare, le solite quattro chiacchiere con gli amici e un paio d'ore dopo è ripartito dall'enoteca e ha deciso di prendere la via di sinistra. Qualcuno lo segue con lo scooter e non lo perde mai di vista. Sono sicuro che è andato così. Gira a destra mio fratello e comincia a salire sulla stradina che giusto 3 mesi prima aveva fatto asfaltare. È lunga meno di 1 chilometro. A un certo punto frena di colpo. Un'auto bloccata sul lato destro, proprio davanti alla sua, lo obbliga a fermarsi, a spostarsi dalla parte opposta, contromano. I lampioni sono insolitamente, volutamente spenti. Angelo non ha la percezione del pericolo, non l'ha mai avuta. Si sarebbe fermato anche se avesse incontrato il diavolo. Un'ombra si avvicina al cristallo di sinistra. Sono sicuro che il bastardo, prima di farlo fuori, gli urla: «Sindaco del cazzo, ora ti sparo!» E lui: «Sai dove te la devi mettere la pistola?» 9 colpi, 7 lo centrano. L'assassino fa fuoco da meno di 1/2 metro e riesce a sbagliare 2 volte. Un proiettile scheggia la mano sinistra di Angelo, che d'istinto prova a proteggersi. Non lo immagino, fragile e vinto. 9 colpi, 9 botti che nessuno sente. Eppure adesso scorgo 2 persone che cenano sul terrazzo della casa nascosta dagli ulivi. È a poche decine di metri dall'angolo morto. Cenavano sul terrazzo anche la sera del 5. E perché non hanno sentito? E com'è possibile che la signora che è passata da quelle parti pochi minuti dopo non si sia accorta di nulla? Ha visto l'Audi di Angelo ferma sul lato sinistro, una posizione insolita, l'ha riconosciuta. Dentro c'era il sindaco, ma ha pensato che stesse telefonando. Come ha potuto il bastardo che ha sparato fallire 2 volte da quella distanza? L'ha fatto apposta per far credere che si trattasse di un dilettante. Angelo l'ha ammazzato la camorra, la mala vita che prevale sulla buona vita. O possono essere stati quei drogati che l'avevano minacciato qualche giorno prima sul porto. I servizi sono stati servizi segreti, perché il modello di sviluppo di Angelo Vassallo spaventava a morte il potere, quello vero. L'obiettivo raggiunto dal sindaco pescatore era lo sviluppo del territorio a costo zero. Ipotesi, dubbi, congetture, improvvise folgorazioni, 1000 inevitabili domande. Se riparto adesso senza una risposta, sprofondo immediatamente nell'abisso. Cerco di riordinare le idee e di farle coincidere con le poche tracce, ma la confusione di quella notte rende tutto più complicato. Quando arrivai da Roma sconvolto, trovai 20 di persone attorno all'auto, carabinieri, pubblico ministero Alfredo Greco, gente comune, inutili e curiosi. Un paio di auto passarono indisturbate. Il corpo di Angelo non c'era già più. Prevalevano il disordine e le lacrime, la notte dell'assassinio di un giusto. Un disordine voluto? Mi hanno parlato falsamente e ognuno mi ha detto una cosa diversa. L'abbiamo sottovalutato, Angelo, che era di un'intelligenza prodigiosa e di una praticità fuori dal comune. Non ci rendevamo conto che il benessere di tutti aumentava per mezzo delle decisioni che prendeva. I progressi del territorio erano lenti ma costanti, come il figlio che vedi tutti i giorni e non ti accorgi che sta crescendo, ma poi te lo ritrovi adulto all'improvviso e sano. Angelo anticipava i tempi di 10 anni almeno e sapeva rubare con gli occhi. Osservava gli altri e riproduceva le loro idee, trasferendole sulla sua terra e alla sua gente, migliorandole. Già, chissà che cosa mi avrà spinto fin qui, di nuovo qui. Immagino sia stata la necessità di ricostruire gli ultimi giorni di mio fratello per tentare di capirne di più, per chiarire troppi punti oscuri. Non c'è movimento nell'angolo morto. Tutto si è sgretolato. Pagine che ricordano la morte del
sindaco che colpì tutta l'Italia, mi ricordo perfettamente i giorni, quel giorno in particolare, e rimasi inorridito con tutti. Queste parole che sono state adesso lette ricordano un dolore e richiamano anche un impegno, a mio avviso. Intanto credo che sia giusto complimentarmi con Renato, con i ragazzi di Ateneo Online, per questa iniziativa bellissima e doverosa, ti ringrazio. E per me è un onore essere qui, come anticipava Renato, per ricordare la figura di un sindaco, di un amministratore pubblico che ha anticipato i tempi e che è stato un esempio ed è l'esempio di tutti quanti noi. In un periodo, anche 5 anni fa era così, forse questi giorni, queste settimane è ancora peggio, fare amministratore pubblico in Italia non è facile, per tanti motivi, per le difficoltà economiche finanziarie, per le insufficienze, per le mancate assunzioni, per le possibilità di investimenti, per la difficoltà che abbiamo trovato le amministrazioni comunali italiane in un periodo di così forte crisi. Quindi, come dire, senti la solidarietà e anche la vicinanza a tutti coloro che condividono con te questa esperienza in questi anni, a prescindere dalle valutazioni politiche, a prescindere anche dal pensiero politico, dalle differenze di sensibilità, di impostazioni culturali. Fare amministratore pubblico oggi in Italia, a mio avviso, è duro e difficile, e credo che questo debba essere non solo ricordato, ma anche detto non per giustificare manchevolezze o insufficienze, ma per chiarire che non sempre è facile amministrare la cosa pubblica. Oggi noi ricordiamo invece una figura tutto diversa, una figura che è di esempio, che rimanda a un uomo che ha fatto della lotta alla criminalità, la cultura della legalità, l'onestà, la responsabilità, i motivi di fondo di un impegno politico e anche di una capacità di relazione amministrativa di Pollica, di un comune specifico, piccolo, bellissimo, mi dicono, non ho mai avuto la fortuna di andarci, ma lo farò presto, anche perché mi dicono che merita non solo per l'azione di Angelo, ma anche perché quei luoghi sono veramente belli. Io due riflessioni volevo porre questa sera. Al di là del fatto che ricordare un uomo che si è così ben comportato, così amato, da raggiungere in pari in occasione dell'ultima elezione, il 100% dei propri concittadini, un fatto straordinario, sicuramente irripetibile, che rimanda una figura che probabilmente metteva d'accordo tutti sulla base dell'azione che svolgeva giorno per giorno, sulla base dell'onestà che dimostrava giorno per giorno, del coraggio di fare l'amministratore pubblico in una terra difficilissima, in un contesto duro, pericoloso, come purtroppo si è dimostrato. Io credo che lo sforzo che dobbiamo fare con i cittadini di questo tempo e di questa nostra Italia è quello intanto di ricordare queste persone, perché le persone non muoiono mai se vengono rammentate, ricordate, portate ad esempio. Credo molto di più in questi eventi che non nella inaugurazione di una statua o di una targa, che poi ci vuole, che poi è giusto fare, ma ricordarlo proprio leggendo passaggi o esempi o ricordi della vita di Angelo, di tutti gli eroi moderni che ci sono stati purtroppo in Italia negli ultimi anni, che hanno dato esempio di sé, che hanno dato prova di grande coraggio e di grande onestà. E l'onestà e il coraggio oggi ci vuole in tutti i contesti, in tutte le funzioni o le professioni che uno può oggi svolgere. Quindi io credo molto nel ricordo e nel rammentare tutti coloro che si sono ben comportati a prescindere dalle funzioni che effettivamente svolgono. Parliamo di un sindaco, parliamo di un uomo politico, ricordiamo una persona che faceva la pubblica amministrazione una delle missioni della propria vita,
E credo che sia giusto sottolineare che parlo oggi in un tempo in cui il fenomeno più importante è la disaffezione alla politica, è l'allontanamento dalla politica, è guardare con una certa nausea a tutti coloro che svolgono funzioni politiche o addirittura funzioni amministrative. È un periodo duro, difficile, e secondo me bisogna però combattere questo modo di pensare, questo modo di riflettere, perché credo che invece la politica appartiene a ognuno di noi, è fondamentale che ognuno di noi la faccia, ci coinvolga, ne facciamo obiettivo della nostra vita, perché la politica siamo noi, lo Stato siamo noi, l'ho visto, l'ho sentito, l'ho letto anche in alcune pagine di qualche cosa che ricordo la vita di Angelo Vassallo, perché la politica dipende da noi, allontanarci, guardare con nausea e con magari anche motivare, perché poi ci sono esempi che purtroppo anche di questo periodo, di questi ultimi tempi, giustificano questo modo di pensare per grande parte degli italiani. Tuttavia io dico che se ognuno di noi non partecipa attivamente all'organizzazione sociale, civile, anche amministrativa, quindi politica, della nostra società, questo paese non ha futuro. E l'altra cosa che quindi di questo esempio noi dobbiamo, e io credo ce n'è bisogno, dobbiamo trarre intanto l'invito a fare della cultura della legalità uno degli obiettivi dell'azione amministrativa a tutti quanti i livelli, cominciare dal comune fino ad arrivare alle istituzioni più elevate, la cultura della legalità che deve imporsi come impegno quotidiano di ognuno di noi, e ce n'è bisogno. Quando parlo di legalità non parlo solo dei grossi crimini o delle grosse organizzazioni criminali, eppure devono essere combattute ovviamente, ma parlo anche della legalità del quotidiano, del giorno per giorno, del nostro comportamento privato. Se vogliamo, come dire, fare della legalità un obiettivo della nostra vita, dobbiamo essere noi, con il nostro esempio quotidiano, il nostro comportamento quotidiano, i primi a rispettare le regole e quello che la legalità impone a tutti i livelli. Credo che l'Italia, gli italiani hanno questo, addirittura sono stati, come dire, sollecitati, sono stati invitati a non rispettare le regole, a mettersene sotto i piedi, andare oltre quello che la legge prevede. È stato tutto un periodo, anche recentissimo della nostra storia, che ci ha invitato e ci ha condotto a un comportamento anche personale che faceva quasi un merito del calpestare le regole, del calpestare le norme. Questo invece, a mio avviso, deve essere l'obiettivo della nostra azione, e anche della nostra vita. E l'altra cosa, e quindi nel percorso di legalità, lo dico ai ragazzi di Capitano Lai, lo dico a me stesso, lo dico a Renato, lo dico a tutti quanti noi, non possiamo non coinvolgere le scuole, non possiamo non coinvolgere i giovani, non possiamo non coinvolgere le giovani generazioni che debbono conoscere queste persone, questi personaggi, coloro che hanno dato la propria vita, come in questo caso, ma che hanno dato esempio di un comportamento che deve essere l'obiettivo e che deve essere ovviamente l'invito e il futuro di tutti quanti noi, dalle giovani generazioni fino a coinvolgere l'intera società. E secondo me solo con il cambio, con il coinvolgimento dei giovani, noi possiamo sperare di cambiare questo paese, di migliorarlo, cambiarlo, sapendo già che è uno sforzo di lungo periodo, di medio lungo periodo. Ne parlavo prima con Dario, insomma, che tutte le cose che sono state fatte da Angelo in quel luogo, io lo vedo anche, lo vedo nel mio piccolo ovviamente, lo vedo ormai da qualche mese, che sono tornato a fare il sindaco di questa città. Noi non viviamo una realtà altrettanto pericolosa di quello di Pollica e di quella zona del nostro paese, pur sapendo che anche vicino a noi nessuna parte d'Italia purtroppo è scevra o libera o non corre i pericoli di infiltrazioni, di comportamenti criminali, di organizzazioni criminali, di speculazioni, di atteggiamenti delinquenziali.
io parlo di queste parti. La vicenda di Roma, di Roma Quirinale, di questa vicenda che ha coinvolto direttamente le istituzioni romane, la capitale d'Italia, una delle più grandi città del mondo, una capitale d'Europa, il che ci porta anche a ritenere e a dire che è troppo facile pensare che solo alcune zone della nostra nazione sono infettate e sono ricettacolo di organizzazioni criminali, ma l'intera Italia purtroppo dobbiamo renderci conto di che l'intero nostro territorio corre il pericolo di infiltrazioni di organizzazioni criminali che sembrano lontane invece stanno vicino a noi e agiscono giorno per giorno anche nei comuni a noi vicini. E quindi invito una forte l'invito a fare della legalità un obiettivo da portare all'attenzione dei nostri concittadini e soprattutto dei giovani e della scuola. Quindi io credo che il coinvolgimento della scuola e dei giovani debba essere uno degli obiettivi anche dei prossimi mesi, delle prossime settimane del Nato, che debbono e possono far conoscere la figura e la vita di Angelo Vassallo, ma anche di molti altri che forse delle magistrati, anche qualcuno politico che c'è stato nel recente passato che si è comportato una vita esemplare che deve essere, come dire, conosciuta e fatta occasione di lezione, occasione di cui richiamo a seguire l'esempio. Parlavo prima di Andrea di un'iniziativa che Angelo prese 20 anni fa, qualche diciamo nel terzo libro, mi pare, che vedeva le cose con 10 anni di anticipo. Avere gli amministratori così non è facile, evidentemente precorrere così lucidamente e così intelligentemente i tempi e le scelte amministrative. Però quella cura, quell'azione amministrativa che porta a recuperare le proprie origini, la propria storia, a conservarla, pensare a uno sviluppo urbanistico che non è uguale all'aumento del cemento, ma che deve partire dal recupero dell'esistente, dal mettere e dal valorizzare quello che noi abbiamo ereditato. Noi cercheremo di farlo, stiamo cercando di farlo con il piano di recupero del centro storico che abbiamo presentato qualche settimana fa, qualche giorno fa, e credo che quello di pensare a uno sviluppo della propria collettività, della propria comunità, come recupero invece di quello che abbiamo ereditato, il recupero dell'esistente, valorizzazione, tornare a far vivere case e milioni o strade abbandonate, sia un grande obiettivo che è stato una delle azioni più forti e più originanti di Angelo e che secondo me merita ancora oggi. Nella nostra realtà io sono convinto che sia uno degli obiettivi più importanti valorizzare il nostro centro storico, il cuore di Artena, fare in modo che si torni a far vivere una parte molto importante della nostra comunità, della nostra città, abbandonata per troppo tempo. Credo che sia una scelta giusta, una scelta curata, spero, sono convinto, anzi, che l'intero Consiglio Comunale su questo obiettivo possa ritrovarsi per intero, all'unanimità. Io volevo sottolineare questi aspetti e poi questa frase che mi è molto piaciuta, che ho letto sul sito di Angelo, quando parla del fatto che la comunità, il proprio territorio è la ricchezza di ognuno di noi è la ricchezza di questo paese. Quando dice sono i paesi che fanno il paese, che fanno la nazione, perché sia non solo qualcosa che convince tutti quanti noi. Certamente me, l'ho sempre detto anche in questi mesi di consigliatura, che la vera ricchezza di una comunità è valorizzare il senso di comunità, il senso di partecipazione, il senso di coinvolgimento e ritrovare in ognuno di noi la ragione per stare insieme, per farlo bene, per farlo al meglio che possiamo, facendo il nostro dovere, ognuno di noi, là dove lavora, là dove studia, là dove vive, perché solo così possiamo tornare a far crescere di nuovo l'Italia, far crescere la nostra piccola Artena e seguire, ecco, questa sarebbe la cosa sicuramente più importante, seguire l'esempio di un grande uomo, di un grande sindaco, di una
di un grande italiano come Angelo Vassallo, cioè seguirne proprio giorno per giorno l'esempio con responsabilità, con serenità, con passione. Grazie. Grazie sindaco. Adesso continueremo una serie di, diciamo, continueremo questo evento con una serie di letture che faranno i giovani di Antena Online. Benedetto, Elisa e Federico, prego. Allora, inizio io. Buonasera a tutti, sono Benedetto. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare Dario Vassallo che ci onora la sua presenza quest'oggi e ci dà la possibilità attraverso questo libro di conoscere una figura di rilievo come quella di Angelo Vassallo. Personalmente ho già avuto il piacere di leggerlo e devo dire che mi ha toccato in molti passaggi. Alcuni sono stati introdotti da Giulia, altri a questo punto dal sindaco, altri verranno sicuramente presentati dai miei amici e dallo stesso Dario. Il passo che voglio velocemente esporvi io riguarda un richiamo del sindaco Pescatore ad un suo collaboratore durante un colloquio. Vassallo utilizza queste parole: quando camminate sul territorio non dovete farlo a occhi chiusi, dovete stare attenti, vedere, guardare, controllare, intervenire se è caso. Ecco, spero che queste parole tocchino voi come hanno toccato me. Sono convinto che ognuno di noi attraverso piccoli gesti nella vita di tutti i giorni possa rendere sicuramente questo un paese migliore. Perché è vero che un comune richiede una buona amministrazione, ma è anche vero che il buon lavoro di un amministratore può rivelarsi tale solo se supportato da un'attiva collaborazione da parte del cittadino. Detto ciò, Angelo le sue parole le concretizzava infatti quotidianamente, non trascurando nulla, meticoloso nei dettagli. Quei dettagli che oggi hanno reso Pollica uno dei comuni più accreditati del sud. Tutto questo è stato possibile grazie ad un umile pescatore che si è adoperato nella sua vita dando sempre la priorità ad una cosa, al bene pubblico. A tal proposito voglio concludere il mio intervento leggendovi un'altra sua citazione presente nel libro. E poi passo la parola agli altri. Se vuoi capire se un uomo è leale, devi toccarlo sui soldi, sugli interessi, chiedendo magari di cedere qualcosa di suo per il bene pubblico. Grazie. Buonasera a tutti, sono Elisa. Il passo che ho scelto è il seguente. Ricorda ora Antonio, un ragazzo di Pioppi, chattando su Facebook nel periodo delle elezioni, criticava aspramente il sindaco. Passano le elezioni, lui viene confermato e qualche tempo dopo lo vedo sul porto di Acciaroli mentre parla con quel ragazzo. Anzi, vengo a sapere che lo ha fatto assumere nei servizi al nuovo campo di boe, galleggianti di Pioppi. A questo punto non mi trattengo e gli chiedo una spiegazione. Dico: com'è possibile? Quello ti ha sempre criticato e tu gli dai anche un lavoro. E lui mi risponde che è normale, che mica tutti possono essere d'accordo con lui, perché non tutti, per fortuna, la pensano allo stesso modo. Se c'è una virtù di Angelo Vassallo, sicuramente è quella della sua costante ricerca di un continuo confronto. E se c'è un motivo per cui siamo qui oggi, è proprio per confrontarci, perché partendo dal dibattito è possibile costruire qualcosa, e il sindaco, Pescatore, questo lo sapeva. In questo libro, come in questo passo, si vede un uomo mai stanco di lottare per le proprie idee e per quelle diverse dalle sue. Si confronta con quel ragazzo che poco prima lo criticava. Si confronta e affronta le problematiche del suo territorio e dà una seconda possibilità a quel paese che probabilmente senza di lui non avrebbe avuto questo futuro. E difatti Angelo è uno che guarda costantemente al futuro, ci pensa così bene e così tanto che riesce a creare occupazione per quei giovani che fino a quel momento il futuro lo andavano a cercare altrove. Migliorando la qualità di ciò che la natura gli aveva donato, dà ai suoi giovani un motivo per restare. Angelo dice:
Vorrei vedere non un giovane che studia per andare a fare carriera chissà dove, magari con la rendita di un pugno di case che gli hanno lasciato i genitori, ma un giovane che considera che la sua professionalità possa cambiare il destino del paese, studiare, lavorare per crescere, qui e non altrove. Era un padre per i giovani e ora, ricordandolo, è diventato anche un po' il nostro. Grazie. Buonasera, io sono Federica e ho scelto diciamo, di leggere uno stralcio di un articolo pubblicato da Alan Fair pochi giorni dopo la morte di Angelo. Si può dire che la sua battaglia rivelava una sensibilità esacerbata nel denunciare i pericoli che minacciavano la coesione sociale, e non solo nell'Italia meridionale. Le disuguaglianze sociali, il denaro come un re, il rifiuto a cambiare, gli squilibri ambientali, le segregazioni spaziali, il nepotismo, le crisi di identità, la criminalità organizzata. Abbattendo Angelo Vassallo, i cani impazziti della mafia non hanno solo difeso i piccoli o grandi interessi legati al business criminale della droga e dell'edilizia. Essi hanno anche assassinato un profeta locale e planetario, un eletto del popolo che affrontava con un'acutezza visionaria e un coraggio eccezionale le disfunzioni più evidenti della società contemporanea. Ecco, insomma, qui emerge la figura di un uomo che aveva delle capacità e dei valori, diciamo, strabilianti, che ha impiegato in tutta la sua vita in una continua ricerca della giustizia e in una continua battaglia senza tregua contro tutti i privilegi e gli ordini già stabiliti. Quindi ecco, io credo che Angelo la sua battaglia l'abbia vinta e che abbia trasmesso ai giovani come ai grandi idee sane, proprio diciamo quelle idee che tutti i cittadini hanno visto concretizzarsi e quindi divenire reali opportunità. Proprio diciamo, a questo proposito concludo con un ultimo stralcio di questo articolo. Angelo Vassallo sembrava toccato dalla grazia in tutto quello che faceva. A 20 anni sognava la rivolta dei piccoli pescatori del suo comune. A 30 aveva fatto resuscitare il porto turistico. A 40 aveva rilanciato la filiera dell'ulivo nel Cilento. A 50 aveva inventato l'ecologia integrale in Campania e promuoveva delle idee geniali su scala europea e fuori Europa per conciliare l'urbanizzazione, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo locale. Grazie. Tutti e tre i ragazzi che hanno letto e commentato i brani, veramente bravi. E soltanto per chiarire, Alan Fer è uno scienziato della politica francese, quindi il suo giudizio che ha letto Federica, il suo giudizio politico, da studioso della politica su Angelo Vassallo, è di grande importanza. Non perché uno studioso della politica debba dire cose più intelligenti dei cittadini di Pollica o di Piombi e di Acciaroli, però lo vedeva in un'ottica, diciamo così, oltre che nazionale e internazionale, dove i veri problemi che riguardano la vita dei cittadini, la vita moderna, sono quelli legati alla capacità di capire che soltanto attraverso la cura della propria memoria, quindi dei propri luoghi, propria storia, del proprio paesaggio, saperlo legare con lo sviluppo economico. Saper tenere insieme queste due cose è, diciamo così, la missione di ogni politico, di ogni amministratore. E Angelo Vassallo nel suo piccolo, nel suo grande, ha dimostrato che si può fare. Allora, adesso vorrei leggere un messaggio che mi ha mandato il consigliere comunale Armando Conti, e avevo invitato a venire perché ha sempre avuto molto rispetto e molta considerazione per la memoria di Angelo Vassallo, e a suo tempo, quando ci fu il fatto brutto dell'assassino di Angelo, inviò un telegramma al comune di Pollica. Quando mi ha raccontato questa cosa questo nostro amico ardenese, consigliere comunale, mi ha fatto estremamente piacere vedere che un cittadino di Ardena, all'epoca io Angelo non lo conoscevo, presi conoscenza dai giornali, vedere che un cittadino di Ardena a suo tempo ebbe la sensibilità di fare questo gesto così semplice ma così importante, ne è inorgoglito, e quindi leggo con molto piacere il messaggio che mi ha inviato in onore di Angelo e lo allora, Armando Conti: mi scuso con tutti i partecipanti e gli organizzatori per non essere
causa di un impegno improrogabile, a questa importante manifestazione in memoria di Angelo Vassallo, alla quale era stato invitato cortesemente dall'amico Renato Centofanti. Ma sento comunque l'obbligo di lasciare un pensiero, il ricordo di un uomo di cui ho seguito la storia e che ho sentito veramente molto vicino negli ideali. Tanto che alla notizia della sua tragica morte ho avvertito subito il dovere di scrivere due righe all'amministrazione comunale di Pollica che facessero sentire la mia vicinanza alla famiglia e ai cittadini. Il biglietto di ringraziamento ricevuto allora lo conservo con molto affetto. La celebrazione di oggi è in onore di un grande uomo che come sindaco ha mostrato un'integerrima onestà come pochi e il cui esempio è sempre vivo e rimarrà impresso nella memoria di ogni comunità che ne vorrà fare un esemplare modello di riferimento, così come doveroso. Questo ci teniamo a leggere. Allora, adesso continuiamo con questo cammino, ripercorriamo un pochettino la vita, la storia e anche le emozioni che Angelo ci riesce a dare. Do la parola con molto piacere a Davide Luzzetti, che penso che abbia molte cose da dire. Sì, sì, molte cose da dire. Tanto per cominciare io ringrazio veramente tanto Dario e ringrazio Renato, perché questo incontro è, come molte cose capitano spesso nella vita, è un incontro di strani incroci, in fondo, di persone che sembrano non avere nulla in comune, invece in realtà poi creano qualcosa di buono. E quel qualcosa di buono secondo me è questo momento. Questo momento per noi è molto importante. Noi abbiamo molto, io quando dico noi parlo dei ragazzi di Arte Online, abbiamo molto discusso di questa figura ed abbiamo molto discusso prima di incontrarci qui e prima di arrivare a questo incontro. Tra le discussioni che facevamo c'era, logicamente, come facile pensare, come chiamiamo questo incontro. E avevamo tutti pensato di dare una caratteristica all'uomo di cui avremmo parlato. Qualcuno ha proposto di chiamare l'incontro l'uomo, il coraggio di un uomo, il coraggio di un sindaco, di puntare sull'onestà, sulla rettitudine. Poi invece abbiamo pensato al titolo del libro. Il libro parla di un pescatore, un sindaco pescatore. E allora che abbiamo cominciato a ragionare sull'idea del sindaco pescatore. Ed abbiamo capito che aveva un senso profondo quell'essere sindaco e pescatore. Aveva un senso profondo perché quando abbiamo pensato a questa figura, noi pensiamo a un uomo che sale sul ponte di una barca, sale sul ponte di una nave e si mette alla guida. E quando quest'uomo si mette alla guida, raccoglie la fiducia di quelli che con lui salgono sulla nave. E questa è una cosa fondamentale, è un aspetto fondamentale che chi va per mare conosce. Un altro aspetto fondamentale è il rispetto, appunto, del mare in sé, del lavoro del pescatore, il rispetto della comunità che ti aspetta a terra, che sia la famiglia o che siano le persone che poi di quel pescato vivranno. È importante, è un uomo che sostiene sulle sue spalle questo tipo di responsabilità, di avere un grande carattere. Di avere un grande carattere perché oltre ancora al rispetto per mare ne deve avere la conoscenza, deve conoscere le rate, le secche, deve conoscere i luoghi più pescosi, deve essere in grado di sapere come gettare la rete e tirar su il massimo, non per se stesso, non solo per se stesso, ma in primo luogo per la collettività che rappresenta. Un uomo così deve avere la capacità di scegliere, perché quando il mare diventa grosso e ogni marinaio è lì a fare il suo dovere, si aspetta però che il comandante della nave prenda la decisione e prenda la decisione giusta. E soprattutto quando il mare è un burrasca e c'è la nebbia, un buon pescatore deve saper scegliere la rotta da far prendere alla nave. Perché una volta che scegli la rotta e scegli come arrivare ad un punto, allora sai che prima o poi raggiungerai l'obiettivo che ti sei prefissato. E allora perché avremmo dovuto scegliere un termine che rappresentasse quest'uomo quando il termine pescatore in realtà li rappresenta tutti? E quindi abbiamo scelto di ricalcare il titolo del libro che Dario ha scelto. E poi una cosa ci tengo a dire, che è una cosa che per noi è stata fondamentale. Quando abbiamo fatto questo incontro, abbiamo scelto di farlo
non tanto con il rispetto che si deve a un martire, ma certo, di certo con il rispetto che si deve a un martire, ma soprattutto con l'ammirazione che si deve a un esempio, perché è questo che per noi era fondamentale. Ora io vorrei leggervi il mio passo, quello che a me ha colpito particolarmente, e leggo: Angelo era un esempio e gli esempi fanno pensare, vengono imitati, vagano e si posano, e per qualcuno costituiscono un pericolo, vanno fermati, sciolti, dimenticati. Angelo guarda gli altri, li stimola. Beh, questo secondo me è fondamentale, è il concetto primario per cui noi abbiamo scelto di fare questo incontro e per cui spesso scegliamo di fare altre attività, perché secondo me noi abbiamo bisogno di esempi. Io credo che in questo particolare momento storico siamo chiamati a ricostruire molta parte della nostra società, del nostro paese, e se dobbiamo ricostruire qualcosa noi dobbiamo scegliere degli esempi, e l'esempio che noi avremmo voluto portare oggi per percorrere questa strada è proprio Angelo Vassallo. Lo facciamo perché in realtà Pollica non è così lontana. Non è così lontana nel male e non è così lontana nel bene. Non è così lontana nel bene perché Pollica ha il suo mare, Pollica ha le sue spiagge, e quando durante le riunioni mi lasciavo trasportare dai racconti di Renato, che Pollica l'ha vista, mi raccontava di queste spiagge che erano un appetitoso bocconcino per chi avrebbe voluto costruire su quelle spiagge magari dei resort fantastici, eppure quelle spiagge erano libere da questo tipo di attività, perché chi ha scelto la strada da far perseguire a quel paese ha scelto che lì si salvaguardasse un determinato aspetto di quel mondo, si salvaguardasse l'aspetto slow, la cultura del vivere bene. Pollica è stata identificata come la patria della dieta mediterranea, cioè è una caratteristica che va difesa bene. E allora Pollica come può essere lontana da Artera? Artera non ha il mare, ma abbiamo delle caratteristiche che sono fondamentalmente simili a Pollica. E quell'esempio che noi leggiamo nelle pagine del libro di Dario dovrebbero essere fondamentali per noi quando pensiamo alla nostra comunità. Quando leggiamo che Angelo Vassallo è riuscito a costruire e a gettare le basi perché quel paese dimenticato per lo più avesse un futuro, beh, noi secondo me dovremmo scegliere di percorrere la stessa strada interpretandola e mettendoci quanto di meglio la nostra comunità e la nostra collettività riesce a dare per far sì che Artera possa essere una nuova Pollica. E non è che faccio questo per campanilismo, perché credo che questa è la strada migliore per cambiare, perché Pollica, Artera, Valmontone, il Lazio, l'Abruzzo, la Campania, l'Italia, è così che si cambia, è scegliendo sempre un obiettivo, scegliendo sempre un esempio e facendo di quell'esempio il proprio modo di vivere. E questo è quello che abbiamo scelto noi. Quello che per me è importante dire oggi è che Angelo Vassallo io lo immagino così, perché credo che nella storia le persone che poi fungono ad esempio, i martiri, se vogliamo dirli così, se vogliamo chiamarli così, possono morire due volte, ovvero venendo dimenticati, oppure possono essere tenuti in vita dal ricordo delle persone che ne seguono l'esempio. A me piace pensare, avendo comunque utilizzato la metafora del pescatore in questo incontro, a me piace pensare che Angelo Vassallo, anche se sulla sua rotta ha incrociato 9 colpi, di cui 7 andati a segno e 2 no, anche se ha incrociato un destino infausto, mi piace pensare che ancora oggi salpa dal porto con la barca tutti i giorni e va a pesca. E mi piace pensare che ha bisogno, come tutti, di un equipaggio. E io credo che oggi ogni persona che è qui dentro possa essere parte di quell'equipaggio, e se gli diamo una mano a salvare tutti i giorni lui, Giovanni Falcone, quelli che come lui hanno dedicato la propria vita al concetto della legalità e sacrificato questa vita per il nostro paese, se ogni giorno noi scegliamo di essere parte di quell'equipaggio, io credo e sono sicuro che alla fine torniamo a casa con le reti piene. Quindi credo che questo incontro sia importante per questo, grazie. Complimenti, Dante, veramente l'hai centrata bene. La parabola del pescatore, so che ci tenevi molto. Io vorrei dire
dire due cose personali, proprio due, non voglio annoiare nessuno. Io Dario Pollica Acciaroli Pioppi l'ho conosciuta prima di conoscere Dario, prima di conoscere la memoria di Dario. Di... Scusate. Ho conosciuto Pioppi e Acciaroli casualmente, con mia moglie, con mio cognato che è qui presente. Stavamo in vacanza, una vacanza occasionale. Non pensavamo di trovare un posto così bello, così ospitale. Abbiamo trovato un mare stupendo, bellissimo. Quando abbiamo saputo che c'è... Anzi, me lo disse mia cognata, che è una donna molto, molto curiosa e intelligente, parlando prima di fare la vacanza, mi disse: sai che Pioppi e Acciaroli a 5 bandiere blu? Io rimasi stupito. Andando lì però abbiamo verificato, un mare bellissimo, le persone, i negozianti, i gestori dello stabilimento, persone eccezionali, simpaticissime. C'erano due giovani che gestivano lo stabilimento dove noi passavamo la giornata, di cui uno era avvocato. E la cosa mi piacque particolarmente che un giovane avvocato gestiva uno stabilimento di famiglia, uno stabilimento balneare. Ve lo ricordate, no? Mia moglie se lo ricorda benissimo. E poi andavamo a mangiare a una trattoria dove si mangiava bene a prezzi molto contenuti. Noi siamo persone che non siamo ambienti, quindi normalmente quando andiamo in vacanza andiamo al ristorante magari un giorno su tre, il resto ci arrangiamo in appartamento in altri modi, come tutte le persone normali che vivono in un salario normale. Eppure lì siamo andati al ristorante tutti i giorni. Il giorno mangiavamo nel chiosco dello stabilimento e la sera andavamo alla trattoria. Perché? Perché c'era questa giusta combinazione di buoni alimenti, buon cibo e prezzi contenuti. E questo poi, lì per lì non ci cambia, sono cose passate così, abbiamo finito la vacanza, siamo tornati ad Altena, finito. Poi nel tempo ho conosciuto la storia di Angelo Passaro, il fatto che dei delinquenti lo abbiano ucciso, e quindi mi sono un pochettino interessato a questa figura, perché anch'io come Angelo, come tanti, ho la passione della politica, la passione della vita collettiva e quindi del come si sta insieme. E per stare insieme bene c'è bisogno dell'impegno delle persone, altrimenti insieme bene non ci si sta. E quindi ho capito il perché lì le persone, i negozianti, gli esercenti in generale, si comportavano in un modo che era, diciamo così, amico dell'ospite, perché Angelo si impegnava anche in questo. E quando è avvenuto un fatto molto grave, che un gestore, non so se di un bar, forse di un bar, Angelo ha detto a conoscenza, scusate un attimo la confusione, ma la sostanza è questa. Angelo è venuto a conoscenza di una turista del nord che si è andata a lamentare perché un barista gli aveva messo un bar e un succo di frutta 5 euro. Angelo cosa ha fatto? Ha fatto una cosa semplice ma coraggiosa, perché era un uomo coraggioso, perché qui ha dimostrato coraggio. Ha preso carta e penna, ha scritto una lettera aperta alla cittadinanza, a tutti gli esercenti di Pollica, di Acciaroli, di Pioppi, dicendogli: sintetizzo, voi dovete farvi pagare il vostro lavoro, la vostra capacità, quello che fate, il valore aggiunto che mettete nelle merci, nelle case, nei cibi, il vostro lavoro, ve lo dovete far pagare bene, ma il sole, il mare, quello che la natura o il Padre Eterno ci ha lasciato, quello non ve lo dovete far pagare, per quello non è vostro. E questo è un grande insegnamento. Questa è una cosa bellissima. Io il senso di questo aneddoto l'ho ritrovato leggendo a volte delle memorie oppure delle preghiere. Per esempio, mi è capitato di trovarlo in delle preghiere degli indiani, dei Pelle Rosse americani, dei Sioux ed altri, dove avevano questo rapporto con la natura di non possesso. Ecco, in quella lettera ho capito che siamo in mondi diversi, epoche diverse, però c'è un nocciolo duro di umanità, di rispetto e di concezione della terra sulla quale stiamo, che è lo stesso, che è eterno, che c'è sempre. A questo punto introduco
le letture di Martina, Luca Mele e Luca Centofanti. Buonasera a tutti, sono Luca. Il passo che voglio leggervi è il seguente. Si ruba l'eternità realizzando un sogno, e Angelo di sogni ne ha realizzati tanti, e quindi ha rubato più di un'eternità. La sua rivoluzione è stata contro l'inefficacia, la pigrizia, il tirare avanti, il non vedere, l'accettare lo stato delle cose come se fosse impossibile cambiarle, contro il malgoverno, la corruzione e tutto ciò che essa porta. Una rivoluzione giovane, tenera, non fragile però, coraggiosa e pacifica allo stesso tempo, come dovrebbero essere tutte le rivoluzioni, che non impongono ma correggono, aiutano a capire e a migliorare la vita della gente. Ecco, per me questo passo è uno dei più significativi, perché Angelo Vassallo con la sua ha usato una rivoluzione vera, concreta. È un uomo umile che è riuscito a migliorare la vita dei suoi cittadini e del suo paese, e ha lottato contro qualsiasi ostacolo che si presentasse davanti a ogni suo progetto. Ha dato a quei cittadini un paese diverso, una realtà diversa, dando loro dei sogni che poi alla fine si sono realizzati. E la diversità di Angelo Vassallo è stata quella che più mi ha colpito dall'inizio alla fine del libro.